¡Cavallo! Natura che avvolge. Noi resistiamo. Oh!
Che posto pacifico, ma dove sono? Pensavo foste Lord Jinroku, ma siete un altro samurai. Benvenuto, mio signore. Un altro samurai? Non conoscete Lord Jinroku? È un samurai leggendario. Vorrei incontrarlo. Quando tornerà? Presto! Cenate con noi. Forse vi racconterà una delle sue magnifiche storie. Pericolosa. Non temete, sono incolume. Oh, non mi aspettavo un ospite. È un piacere averti qui, naturalmente. Grazie. Non sapevo che ci fossero altri samurai in vita. Che battaglia cruenta, non è vero? Quel terribile giorno la spiaggia di Komatsu era rossa di sangue. Combattemmo a Komoda. Ah, ma certo. Perdonami, sono stanco per il viaggio. Lascia che Nabe ti conduca al tuo bagno. Poi parleremo a cena. Seguitemi, mio signore. Quando
Quante cose sapete su Lord Jiroku? Ci racconta tutto. Se non fosse stato per lui, avremmo perduto l'intera isola. L'avete mai visto armato? Donò tutto per salvare Tsushima, tranne il suo cavallo. È nella stalla. Mi laverò più tardi. Voglio vedere il cavallo. Normali attrezzi, niente di particolare. Un cavallo da tiro, non da guerra. Riconosco la sella. Apparteneva a Lord Higuchi. Jinroku non è un samurai. Mi farò dire la verità. Dov'è Jinroku? È partito dopo che siete andato a fare il bagno, una faccenda importante. Lo troverò. Dobbiamo parlare. Fermati, sciocco! Fermati! Sei ancora in tempo! Non voglio ucciderti! Fermati! Ti sfido a duello! Vuoi duellare con me? Sì, non c'è altro da fare. Se lo desideri, accetto. Aspetta, non voglio morire. Mi arrendo. Mi dispiace. Dimmi chi sei veramente.
Nessuno! Cerco soltanto di sopravvivere! Ti fingi un samurai e rechi disonore al nostro nome. E poi ti stai approfittando di quelle donne. Lo so! Vi prego, signore, non uccidetemi! Non lo farò mai più! Vattene! E se ti rivedo con quell'armatura addosso, finiremo il nostro duello. Stolto. Dovrei dire la verità alle donne. Lord Sakai, bentornato. Jinroku era un impostore. Non era affatto un samurai. Ah, vi ha detto la verità? Sapevi che mentiva. Sembrava innocuo e ci piaceva la sua compagnia. Spero che non l'abbiate ucciso. È vivo, ma non ritornerà più qui. Dirò alle altre che è partito in missione. Stavamo bene anche senza di lui. Ce la caveremo. Sei un bravo cavallo, Kage. Ricorderò sempre il giorno in cui fu ucciso. Avrei potuto salvare mio padre se solo fossi stato più grande, più forte, se non avessi avuto così tanta paura.
네게 뭐 됐어? 에? 야, 치토스!
Aiuto. Uccidono gente innocente, compiono razzie. Il Kotun-kan sapeva perfettamente dove attaccare Tsushima. E come? Dicono che abbia studiato Tsushima. Si fa fatica a commerciare di questi tempi. Hai saputo, vero? Non tutti i samurai sono morti a Komoda. Lord Shimura, lo so. Un altro. A quanto pare uno è riuscito a sfuggire ai nomadi. Se è vero. Conoscete la storia di Tadayori, signore? Ho sentito il suo nome, ma non conosco le sue imprese. Si narra che l'armatura di Tadayori gli conferisse grandi poteri. Un'armatura che non dovrebbe cadere nelle mani sbagliate. Ciò non deve accadere. Vorrei saperne di più su questa storia e sull'armatura. Il bardo Yamato vi saprà aiutare. Mi raccontò questa leggenda ad Asamo, vicino al fiume che la divide da Tsutsu. Volete guardare la mia merce? Lord Sakai, siete sopravvissuto all'invasione? Per ora. Ci conosciamo? No, signore. Ma vi ho visto andare in battaglia. Accettate questo dono. Se la indossate, dicono che uno spirito vi guiderà verso ciò che cercate. A quanto pare potrebbe fare comodo anche a te. Non con i mongoli che infestano le campagne. Ma se vi conducesse a dei fiori, portateli a me o ad altri mercanti. Possiamo usarli per creare delle tinte. Me lo ricorderò. Grazie. Pare che la sabbia di... Se ne porterete di più, sarà vostro. Molte grazie. Che i cani vi proteggano. Ogni mia merce è utile. Lieto di offrire i miei servigi. Farò un'offerta per la vostra buona sorte. Senza i samurai a combattere, i mongoli si prenderanno tutto. Meno male che ne resta. Sulbasso! Nattai us!
Ma funziona. Grazie. Perdiu. Follare in cielo! Mandate il migliore! Yuna.
Jin, mi hai trovata. Te la sei cavata bene. Avrei dovuto sentirlo arrivare. Mi sono distratta. Hanno visto i prigionieri dei mongoli che risalivano il fiume. C'era un fabbro con loro. Tuo fratello? Sembrerebbe. Lo portavano a un campo, vicino al golfo di Caneda. Conosco il posto. Hai trovato dei samurai per liberare tuo zio? Ho trovato due guerrieri, Sensei Ishikawa e Lady Masako Adachi. Ti sei dato da fare? Taka potrà aiutarti dopo che lo avremo salvato. Non vedo l'ora di rivederlo. È fortunato ad averti. Non sarebbe d'accordo. A questo servono i fratelli. E tu, invece? Hai fratelli o sorelle? Lord Shimura è la mia famiglia. Cosa farai quando sarà libero? Tirerò un sospiro di sollievo, perché saprò che c'è speranza per la nostra isola. Ne sei proprio convinto? L'ho visto trionfare in situazioni impossibili. E quando tuo fratello sarà libero, cosa farà? Sinceramente, non ho avuto il tempo di pensarci. Cavalchi bene. Come vanno le tue ferite? Sono quasi guarite, grazie alle tue bende. Non parli molto di come ti senti, non è vero? Forse hai ragione. Mio zio mi insegnò che un samurai controlla le emozioni, come controlli un cavallo o una spada. È una vita molto dura. Non è pensata per essere facile. Più avanti c'è un punto che dà sul fiume. Ci darà una buona visuale sul campo mongolo. Ecco il campo. Sarà dura entrarci. I mongoli hanno preparato il campo in pochi giorni. Ci sarà un ingresso. Controlliamo. Dobbiamo raggiungere Taka senza metterlo in pericolo. Troveremo un modo sicuro. Potremmo arrampicarci su quelle rocce. Potrebbero rotolare e mettere in allarme le guardie. Sul retro sono ben difesi. Quel muro è ancora in costruzione. Si potrebbe entrare. Possiamo trovare una breccia nel muro, infiltrarci e stroncare i mongoli seduta stante. Se qualcosa va storto, uccideranno i prigionieri. Gliel'ho visto fare. Dobbiamo entrare furtivamente. Come ladri. Che ci sarebbe di male? Prima dei samurai, l'isola era dominata dai criminali. Poi noi portammo l'ordine, amministrando la giustizia. Noi seguiamo un codice d'onore. E a volte ci costa la vita. Guerrieri come mio padre volevano solo un paese sicuro. Anch'io voglio lo stesso. Ma noi dobbiamo contrattaccare. Ho promesso a mio zio di non infrangere mai il codice. Allora piegalo. Per salvare la mia famiglia. E quel che resta della tua. Andiamo più vicino. Vediamo cosa ci aspetta. Meglio aspettare che cali il buio. Andiamo.
Taka, ne ha passate tante, anche da prima dell'invasione. Ma ne avesti cura? Qualcuno doveva farlo. Odiava quando rubavo, ma saremmo morti di fame. Non avevo scelta. Nemmeno io scelsi di essere un samurai, ma oppormi al mio istinto, al mio codice. Meglio che essere spazzati via dai mongoli. Dobbiamo ribellarci. Non importa come. Perdi qua. Se ci vedono, uccideranno i prigionieri. Allora meglio fare silenzio. E tagliargli la gola. Non c'è altro modo. Cosa ne pensi, Jin? L'orso zoppicava. La tua freccia lo ha ferito. Le bestie ferite sono molto pericolose. Fai attenzione. Sì, zio. Seguilo. Qui non ci vivevano gli orsi. Esatto. Ma gli scontri a Yarikawa ne hanno spinto qualcuno qui. Allora è colpa dei ribelli. Per punirli dovremmo darli in pasto agli orsi. Non siamo barbari, Jin. L'orso è inciampato qui. Sta morendo. No, siamo più vicini. Preparati, Jin. Sì, zio. Se è ancora vivo, posso colpirlo io? Dimostra di controllare le tue emozioni. Poi, forse... È morto. Attento, potrebbe essere vivo. Questa freccia non era letale. Zio, guarda, ha un taglio sul fianco. Non è una freccia. Un assassino! Da Yarikawa. Traditore! Avresti il coraggio di colpire il Jito alle spalle? Lord Sakai! Controllati. Noi non siamo criminali, come quest'uomo. Noi siamo samurai. Ha tentato di ucciderti. Deve pagare per questo crimine con la vita. Guardalo negli occhi. E insegnagli che un samurai non agisce mai per rabbia o paura. E togligli la vita. Con onore. Quando combattiamo, fronteggiamo i nemici a testa alta. E quando togliamo loro la vita, li guardiamo negli occhi, con coraggio e rispetto. È questo che ci rende samurai. Solo i codardi colpiscono nell'ombra.
Jin, qualcosa non va. Troviamo tuo fratello. Non possiamo farci vedere. Usa tutti i sensi. Pensa e agisci come un ladro. Un prigioniero. Taka. Vediamo. No, non è Taka. Siete finiti qui. Dobbiamo andare, parleremo più tardi. Forza.
Andiamo al fiume, lì saremo al sicuro. Stai con i cappelli di paglia? Non più. Me ne andai quando le razioni cominciarono a scarseggiare. Lord Shimura è stato catturato. Mi farebbero comodo altri guerrieri per liberarlo. Cerchi lavoro? No, ma forse gli altri cappelli di paglia sì. Ho sentito che erano a caccia di mongoli nella prefettura di Zuzu, accanto alla costa vicino alle praterie di Kishi. Di qua. Stiamo cercando mio fratello, un fabbro di nome Taka. Non lo conosco, ma molti prigionieri passano di qui. Hai detto che trasferivano gli schiavi. Dove? Parlavano della baia di Azamo. E nell'ultimo gruppo c'era un fabbro. Giovane, con la barba. Di Yarikawa, mi pare. Meglio che non ti sbagli. Spero che troviate il fabbro. Taka è vivo, è alla baia di Azamo. La città ha una cinta muraria. Se attaccassimo senza un piano, lo metteremmo in pericolo. Ho un amico che forse è in grado di farci entrare. Trovalo. Prima salviamo Taka e prima salveremo anche mio zio. Jin. Taka ti forgerà qualsiasi cosa tu voglia quando lo avremo liberato. Ma dopo lasceremo l'isola. Hai visto cosa stanno facendo i mongoli qui? Lord Shimura può fermarli. Resta. Combatti per la nostra casa. Casa mia è dovunque andrò con Taka. Il mio amico vive nella prefettura di Azamo, al confine con Zuzu. Ci vediamo lì. So che non è stato facile andare contro il tuo codice. Ho fatto quel che dovevo. Grazie. Lord Shimura, tu meriti molto di più. Convinci la tua gente ad arrendersi e tu sarai un uomo libero. Mi fai solo perdere tempo. Uccidimi. Credi di aver perso tutto. Ma tuo nipote è ancora vivo. Jin. I miei uomini controllano le strade. Costruiscono accampamenti vicino alle tue città. Vedono ogni cosa. E lo troveranno. Lord Sakai combatterà fino all'ultimo respiro, come farò io. Tu tieni a lui, come tieni alla tua gente. Sei come un padre per loro. Abbandoneresti i tuoi figli? Non li condannerei mai alla schiavitù.